Abbiamo qui con noi i Canadiens che ora si presenteranno partendo da... Ciao, io sono Massimo Fiorio, vengo da San Giovanni Lupatoto. Io sono Vittorio Pozzato e vengo da Legnano. Ciao. Sono Duccio Sembeni. Gnari. Io sono il sesto Canadiens, sempre dalla Norvegia. No. Io non mi ricordo, ho perso i nomi, quindi non so che... io sono quello con le gambette corte. Canadiens, raccontateci un po' come mai siete qui a Varese questa sera. Dai, cioè, proprio lui dovete far parlare, cazzo. Quello con il cappello, dai. C'era una festa, un concerto, tanta bella gente. Un paio di architetti anche. Volete che fate voi le domande e io rispondo? Cioè, siete scandalosi, cazzo. E abbiamo suonato. Bene, com'è questa sera siete qui a Varese? Cos'è che vi ha... com'è siete qui? Bla 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 bla. Soldi. Soldi. Ha buon ragione. Invito di soldi. E la passione. La passione per i soldi. La ricerca dei soldi. Bene, la prossima domanda. Allora, volevamo chiedere al ragazzo qui con il piercing al naso, cosa ti ha spinto negli ultimi 2 anni a prendere quei 20 kg che adesso fanno sì che il resto della band si prenda a gioco di te in continuazione? Che grosso! La fame. Fame del mondo. È la fame del mondo, io volevo avere più fame del mondo. La fame internazionale. Pensavo mi si allungassero le gambe mangiando di più. Ma non è successo. Invece sembrano ancora più corte. Invece sembrano ancora più corte. Quindi insisto, in questa teoria continuo a mangiare nella speranza che ti si allunghino le gambe. C'è questa voce messa in giro da qualcuno che voi abbiate avuto un successo internazionale, ogni volta che ve lo chiedono mi viene da pensare su cosa si basano per dire che avete soprattutto avuto un successo internazionale, visto che penso le copie vendute all'estero non superino le 1000 o 2000 unità, ma proprio... Esagerando, abbiamo condiviso i camerini con Bono a Mosca. Ma all'estero è tipo una guardia. Dai, perché Duccio è lombardo, vi ricordo. Quindi Duccio è sempre in casa. A Brescia ne abbiamo vendute di coppie. Gasso porta più di Gasso. Ah no, vendute di coppie a Brescia, a Bresciano. La nostra fama internazionale. Questa è la vostra. Dai, qual è la vostra fama internazionale reale? Io ho fatto un film porno. Big Sister, quello di Praga. Lo so perché in un altro programma che ho condotto ho intervistato sempre lui, era il gioco delle coppie. C'era lui. Io mi sono innamorato della ragazza. Qui ho. È Franco Nero, sì. Ma volevo chiedere, c'è un motivo. Era un poliziesco in verità. Per cui risponde solo lui alle domande. Ma no, non lo so. Però è faccia intelligente. È come si è creato il gruppo in realtà. Che risponde? Ma guarda, un'idea ce l'avrei. Il gruppo, cioè fondamentalmente ero io da solo. Cioè l'ho fondato io. Poi suonavo da solo in sala prove, poi hai cercato gli altri. Suonavo da solo in sala prove. E ripetevo da solo. Io sono canadiense, sono canadiense. Una notte mi sono trovato con loro quattro in saletta. Seri. Racconta la storia. Allora, la storia, io sono quello che meno di tutti, insieme a Vittorio, posso raccontare la storia della band, visto che siamo entrati nella band quando era già formata, io ho sostituito il vecchio batterista, quindi siamo stati assunti dopo, quindi non sappiamo come è nato questo progetto. È vero. Cioè, penso che il fondatore sia Massimo e Michele, lui di Brescia non conta, e lui non so da dove venga in verità. So che mangiava bacche prima di venire qui. Cos'è? No, dico, visto che sempre vi fanno delle domande sui testi delle canzoni, soprattutto del nuovo album, e chiedono sempre The Fall of 1960, cioè questa canzone, di cosa parla? Che ha dato anche il titolo al disco, quindi avrà un significato particolare, insomma. Parla di un essere umano di un'età compresa tra i 70 anni e i 90 anni. Io non saprei niente. Che è arrivato alla fine della sua vita, ricorda gli anni 60 che hanno un valore molto importante per lui. Ha una storia d'amore che ha vissuto in quegli anni, e ci sono delle immagini che vengono riportate in questo. Delle immagini buttate lì che vengono riportate. Basta, Lucio, perché
c'è gente che si è uccisa. E sono sicuro che eravamo di più prima. Da molte parti si è giunta voce che il vostro sound ricordi quello dei Coldplay. Voi siete d'accordo con questa definizione? La batteria sì, cioè la batteria gli ricorda. Sì, dai, anche gli arpeggini con la chitarra, sì, tutti questi delay. La voce anche. Anche la voce, ma anche la faccia. Cioè io non li credo più, ma anche le parti percussive, dai, tutti i bonghi, sì, credo che abbiano ragione. Credo che proprio abbiano ragione. Vuoi dare la risposta tu? Solo... solo l'EP, il primo EP ricorda i Coldplay, il resto no. Il resto... il gruppo che vi ispirate? Cioè... Io sono tanti gruppi. Il gruppo su tutti, non lo so, The Weezer, Grand Daddy, piuttosto che Metallica, Bob Dylan, Korn. È sempre girata questa voce che voi abbiate un sacco di gruppi, un sacco di successo con le ragazzine, prima quelle americane, poi quelle italiane. Vero. Cioè questa che a guardarvi, cioè uno pensa, perché? Sapreste dirmi perché? Beh guarda, io... La bellezza interiore. Ecco perché. Io ad esempio ho una tattica. Io sto insieme a lui ormai da... Io e lui siamo insieme da 70. Io ho una tattica che mi hanno appena... Il 29 maggio 78. Mi hanno appena rubato che... Il portiere è quello di Roma che ha stuprato l'americana. Io faccio il solito così con le spalle sono ubriache. Dai, cioè, non puoi, non puoi. Salutate Varese Week, per favore. Yeah.